Onorevole Zanonato, oggi qui a Mazara del Vallo lei incontrerà gli operatori mazzaresi della pesca per parlare di ricerca e innovazione applicati appunto al mondo della pesca, due mondi che forse sono un po' lontani, insomma si potrebbe fare di più. Non c'è dubbio, il grosso problema che abbiamo è che per salvaguardare la fauna ittica, cioè i pesci nel Mediterraneo, dobbiamo ridurre il pescato e questo crea enormi problemi occupazionali ed enormi problemi alle famiglie dei pescatori. Io mi occupo di come trovare in diverse direzioni la soluzione per garantire reddito alle famiglie di pescatori e alle imprese di pesca. Questa è una cosa molto importante perché non può essere che la salvaguardia dei mari sia tutta caricata sulle spalle dei pescatori. Ecco, quali potrebbero essere le vie insomma, per facilitare la vita appunto agli operatori del settore che ogni giorno insomma, si confrontano con iter burocratici anche un po' farraginosi alle volte? Una delle cose più importanti che stiamo indicando è quello di dare un reddito anche quando non c'è l'attività di pesca, cioè quindi consentire alla famiglia del pescatore e all'attività dell'azienda di pesca di avere un reddito anche quando non può pescare e non può quindi vendere il pescato. Altre soluzioni sono quelle di rinnovare la flotta dei pescherecci, cioè non avere dei pescherecci che siano pescherecci costruiti 30, 40 o più anni fa e che quindi sotto il profilo dei consumi e sotto il profilo dell'inquinamento non sono il massimo di quello che si può avere. Oggi ci sono auto che corrono con il motore elettrico, non dico che si possa fare la stessa cosa per le navi, e quindi c'è stata un'evoluzione nelle automobili, questa evoluzione c'è stata anche nelle navi e questi pescherecci devono essere aiutati a rinnovare le loro barche, le barche con cui vanno in giro a pescare. Ci sono tutta una serie di refluenze legate al settore pesca che sono state sottovalutate da parecchi organi istituzionali. L'amministrazione comunale ha messo in moto un sistema di rivendicazioni, come suol dirsi tra virgolette, senza voler aprire conflitti, ma certamente bisogna rilanciare le esigenze di questa città. A noi sembra che ci sia una sorta di sufficienza, forse anche di leggerezza da parte di numerose istituzioni che non guardano al settore della pesca con la dovuta attenzione. Non parlo soltanto dell'attività marinara propriamente detto, parlo anche dell'indotto, parlo delle imprese, della cantieristica, degli edifici che vengono utilizzati per la trasformazione e la lavorazione del pescato, parlo di ciò che è in questo momento nel cuore non solo dei marinai, del fiume Mazzaro che deve essere dragato. Ero parlamentare alla Camera quando sono riuscito a far arrivare qui 2.200.000 euro, ma da oltre 6 anni la Regione ancora non sblocca la gara d'appalto, non indice la gara d'appalto, non la completa, e io credo che tutto questo non possa essere accettato. Zanonato è qui anche per verificare le refluenze della crisi della pesca sui livelli occupazionali e anche sulla condizione di vivibilità delle famiglie marinare che non hanno più un reddito certo. Questo con l'augurio che l'Unione Europea un po' esca fuori da questa logica nordista e si renda conto che esiste una pesca mediterranea che ha assicurato per secoli benessere alle nostre popolazioni e che naturalmente non possono accettare le popolazioni di morire piano piano senza alcuna reazione.